Salve amici, finalmente dopo tantissimo tempo riesco a tornare qua su YouTube con un nuovo video e vi mostro come strutturo i miei schemi. Per prima cosa parliamo del quaderno. Io ho deciso di utilizzare questo quaderno a spirale di ribraccio più che altro perché era nuovo e avevo bisogno di collaudarlo anche per capire se fosse buono o no. Chi mi segue da qualche mese sa che quest'estate non ho niente da fare, perciò ho deciso di ricreare dei vecchi appunti di terza liceo. Cosa faccio per prima cosa? Beh, decido che colori voglio utilizzare e le penne di cui ho bisogno. Tutto ovviamente in funzione del washi tape, che per me è veramente importantissimo proprio per questo. Oltre ad essere un oggetto super cute da utilizzare per decorazione. Per chi lo volesse sapere, i washi tape non sono proprio facili da trovare in Italia, ma comunque qualcosa da Tiger riuscite a trovarlo, o anche in qualche cartoleria ben fornita. Però direi di sì, si trovano molto di più all'estero, infatti è lì che li compro sempre. Questo invece è il materiale che utilizzerò per fare proprio gli schemi. E per fare un pochino più in fretta, vi scriverò tutti i nomi in descrizione e dove potete trovarli. Ma direi che possiamo partire. Per prima cosa andiamo a fare il titolo, che è veramente la parte più importante, più che altro perché ti permette di inquadrare subito gli argomenti da fare. In più ti può aiutare a ricercare lo schema nel quaderno. Io personalmente adoro i titoli fatti con le brush pen, però se non avete le brush pen non vi preoccupate perché possono essere utilizzati anche dei fineliner o dei pennarelli. Io comunque utilizzo la tecnica del lettering per farli, perciò le brush pen sono quelle migliori. Se comunque non siete tanto bravi col lettering oppure volete iniziarlo, ho messo a disposizione dei manuali gratuiti nel mio profilo Instagram che possono esservi utili e anche dei video su YouTube ovviamente dove spiego come farlo e che materiale utilizzare. Andiamo a vedere la struttura degli schemi. Quelli vecchi sono un mix tra colonne e paragrafi ed è più o meno lo stesso che utilizzerò adesso, ma cercherò di dividere gli spazi in modo molto più organizzato. Ovviamente dipende dall'argomento e dal momento, ma tendo a dividere i miei schemi secondo i paragrafi dei libri oppure in colonne verticali alternate, ovvero saltando da una parte all'altra. Aggiungo un'altra cosa prima di realizzare gli schemi veri e propri. Io mi trovo molto meglio con questo genere di schemi, più che per esempio con dei riassunti, perché lo spazio visivo mi aiuta molto a organizzare le idee, ma ovviamente è personale, perciò provate tutti i metodi che trovate per vedere qual è il vostro.
e adesso andiamo. Facciamo gli schemi. Un altro strumento che mi piace veramente tantissimo utilizzare per i miei schemi è questa stampantina della Peperang, la P2S. Ne parlo anche in un altro video su YouTube se volete, perciò per tutte le caratteristiche andate a vedere quello. Ma comunque è fantastica per esempio, disegni o comunque illustrazioni che possono essere utili per inquadrare meglio l'argomento. Un trucchetto che ho imparato nel corso degli anni. Se usi delle penne gel, a seconda del tipo di penna o del foglio, può capitare che non si asciughi subito. Perciò, per evitare sbavature, utilizza un foglio di carta da tenere sotto la mano. Thank you.
come appare fino adesso, è molto più condensato rispetto allo schema di terza liceo, però lo trovo molto molto cute. Bisogna anche considerare che i millimetri dei quadretti sono diversi e quindi tende comunque ad essere molto più piccolo. Ecco un altro elemento fondamentale per i miei schemi, ovvero il sottotitolo. Io lo sto realizzando con una brush pen a punta piccola nera, ma potete usare ciò che volete e avete. Il sottotitolo comunque permette di dividere il macro argomento in temi più specifici. Quello che sto per fare adesso è un altro tipo di sottotitolo che mi serve per far risaltare bene il concetto che andrò a spiegare poi. Per farlo ho utilizzato la punta grossa di un dual tip.
spero possa esservi di aiuto. Ovviamente non tutti fanno degli schemi così curati esteticamente, ma penso possano aiutare a organizzare le idee. I tempi dipendono da persona a persona. Per esempio, questo l'ho realizzato in 40 minuti, ma è stato più il tempo passato a capire se si leggeva dal telefono che altro. Vi consiglio comunque di lasciare il cellulare in un'altra stanza per evitare distrazioni. Ci vediamo alla prossima!